Buongiorno amici di Anta, abbiamo un grandissimo ospite e questo ringraziamo pubblicamente il nostro collega Paolo Gaudenzi che ci ha fatto venire qui in studio questa società di Montegranaro che attualmente sta facendo parlare di sé per quello che riguarda il rugby femminile facendo una Serie A. E abbiamo Fabrizio Ciavatta, allenatore che tra l'altro non sapevo che era di Sameto. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a voi. Allora, questa storia che parte da lontano, Fabrizio, ho visto un po' di dati che mi ha mandato Paolo, che è nata così a Montegranaro e adesso giustamente in questi ultimi anni, coinvolgendo tanti comuni delle Marche, è diventata una uno femminile, cioè non è una cosa di tutti i giorni. Sì, direi anche province, perché praticamente è una squadra a livello regionale. Le varie società delle Marche si sono riunite per creare un progetto regionale per far sì che queste ragazze abbiano la possibilità di affrontare questo campionato di Serie A. Quindi credo che sia una cosa unica a livello sportivo, credo sulla nostra regione. Ecco, quello che ti chiedo è che giustamente riuscite anche a coinvolgere i comuni perché non giocate sempre nello stesso posto. Allora, noi siamo itineranti, giochiamo nei vari campi delle Marche, in modo tale che siamo itineranti con le società che poi partecipano all'attività e più non solo il giocare ma anche gli allenamenti. Noi facciamo degli allenamenti congiunti con la provenienza di tutte le ragazze regionali in vari campi della regione, tipo stasera per esempio vi faccio un esempio, saremo a Iesi, sul campo dello Iesi, per fare questo congiunto con tutte le ragazze provenienti dalla regione. Ecco, è quello che tanto ti chiedo, altri ospiti dopo tanti anni di esperienza di sport, cioè quando Montegranaro, metto sempre il punto lì, si va a confrontare con città, con metropoli che giustamente forse fanno questo sport da tanto tempo. Sì, infatti ci chiedono soprattutto da dove veniamo. Comunque non è solo Montegranaro, è praticamente sono tutte le, come già abbiamo detto, tutte le Marche che rappresentiamo in questo momento. Sì, sicuramente vi faccio un esempio: la settimana scorsa siamo stati a giocare in Sicilia, e certo, a Ragusa, siamo stati a Ragusa e ci hanno chiesto infatti la provenienza e dove era Montegranaro, ok. Però è anche questa è la particolarità di questa progettazione. E della bellezza anche del nostro sport. Parlo del rugby che riusciamo a riunire, a fare queste cose, d'accordo? Queste collaborazioni. Io, diciamo, se sempre considero uno sport minore, ma minore non è, perché poi quando si fa la Serie A non è minore a nessuno. Ti chiedo, Fabrizio, visto che esistete non da tanti anni, sicuramente coinvolgete oltre alle varie città anche tante aziende, perché per fare un campionato di Serie A ci vogliono bei soldini per muoversi. Sì, questo. Infatti ringrazio il nostro presidente che si muove in questa direzione nel andare a reperire queste risorse, okay, economiche per questo campionato, soprattutto perché onestamente, se posso dirlo, è abbastanza oneroso, perché noi in questo momento siamo nel girone sud e il girone sud, come già ti ho detto, c'è stata la trasferta in terra siciliana a Ragusa, che non è stato facile sia logisticamente che economicamente, però vabbè, ci proviamo perché è questo lo spirito. Abbiamo anche altre trasferte tipo Torre del Greco Napoli, questa settimana giocheremo in casa a Iesi, in casa nella regione Marche, comunque a Iesi, e poi dovremo andare a giocare in Puglia, quindi il percorso è abbastanza, diciamo, complesso, va bene. Ecco, questa crescita, visto che tu sei il primo allenatore, l'hai vista insomma di anno in anno. Attualmente tra ragazze di prima squadra e ragazze giovanili, che complesso avete? Quante unità? Guarda, noi adesso ci siamo, diciamo che il grosso dell'attività lo stiamo sviluppando sulla prima squadra, perché questo è un processo, cioè è un'attività abbastanza complessa, quindi radunare tutte queste cose. E abbiamo un settore mini rugby, oltre al mini rugby che parliamo fino all'under 13, e stiamo strutturando un settore giovanile femminile under 15 e under 17. Però in questo momento la parte principale organizzativa è lì, perché dovevamo partire con questa progettualità. Adesso si è stabilizzato e quindi andremo a lavorare anche sotto sulle giovanili. Ecco, dopo questa puntualizzazione ti chiedo, visto che il rugby è seguito un po' da quella frangia di persone che praticamente abbandona il calcio e il rugby, lo fanno ragazzi, lo fanno ragazze, ecco, avete anche un seguito, nel senso
quando giocate in qualsiasi posto, dicevi tu a Iesi, oppure non so, Camerino, siete stati a San Benedetto, avete persone che vi seguono? Ma certo, questo sicuramente sono tutti gli appassionati. Certo, non possiamo andare a contare sui numeri del calcio o di altri sport più sviluppati, però il nostro seguito c'è, e soprattutto l'appassionato di rugby è ancora più appassionato, ci seguono ovunque, questo sicuro. Se avessimo potuto avere l'opportunità, sarebbero venuti anche in Sicilia a seguirci gli appassionati. Senti Fabrizio, ecco, considerando che avete un presidente molto presente per quanto riguarda la vostra realtà, diciamo per quanto riguarda il livello proprio manageriale, vi siete posti degli obiettivi, hai modo di parlarci? Cioè, arrivati a fare questa Serie A1 dopo che siete partiti un po' dal basso, a livello così, partendo tanto per fare qualcosa, una Serie A1 femminile richiede impegno, sono tante le programmazioni. Si è posto gli obiettivi oppure vivete un po' la giornata e intanto per adesso fate questo? Guarda, in questo momento cerchiamo di far crescere la squadra, okay? Anche perché questa è un'attività unica nel suo genere, perché non è una squadra semplice che tu trovi, cioè che le ragazze vengono la sera, vengono a allenarsi nello stesso posto sempre. Quindi adesso stiamo strutturando questa attività che è complessa, che credo che sia unica a livello marchigiano, sì, ve lo dico, perché ci sono difficoltà negli allenamenti, nelle partite e tutto. E adesso vediamo come va la squadra, e soprattutto perché noi ci crescono anche il numero di ragazze, perché noi siamo partiti con un nucleo, ma adesso stanno arrivando altre ragazze, tutte le appassionate che vogliono far parte vorrebbero provare questa attività. Quindi siamo in fase di crescita. Adesso arriviamo a dicembre con il primo set di partite, e poi dopo ci sarà una pausa invernale di un mese a gennaio, e poi lì tireremo un attimo le somme di come è andata questa prima attività, e poi dopo ci porgeremo altri obiettivi. Sicuramente sta andando bene in questo momento, anzi contro ogni rosea aspettativa, perché noi abbiamo un gruppo di ragazze, è un po' misto la squadra, abbiamo un gruppo di ragazze un po' più esperte, però un gruppo di ragazze anche che è salita dalle giovanili, che non aveva mai affrontato per esempio un rugby a 15, perché noi principalmente nei settori giovanili giochiamo un rugby a 7, e quindi stiamo amalgamando la squadra. Come adesso inseriti con le esperte riescono a crescere? Riescono a crescere, però dobbiamo dargli pure un po' di tempo per fare esperienza, perché anche se le prime tre partite sono andate onestamente bene, però dobbiamo dare anche un po' di tempo per farle crescere queste ragazze. L'ultima domanda te la chiedo: campionato composto da quante squadre, visto che non sei una Serie A1 nazionale? Allora, sono diversi gironi, noi siamo nel girone sud, ok, con 6 squadre, e la prima di ogni girone, sono 3 gironi territoriali li chiamano, e poi un girone elite, e le prime di questi 3 gironi territoriali andranno a fare dei playoff, e la miglior seconda, e per poi eventualmente accedere a questo torneo di eccellenza che sta sopra questi 3 gironi territoriali. Quindi ci saranno i playoff, io adesso non lo so, però vediamo. Noi intanto proviamo a far, ripeto, da allenatore continuiamo a far crescere il gruppo e la squadra, poi vedremo se si lavorerà bene, sicuramente i risultati arriveranno, spero. Essendo allenatore penso che non ti manchi questo. Vabbè Fabrizio, mi ha fatto piacere conoscerti personalmente, siamo sentiti telefonicamente, quindi il nostro salotto a disposizione, a parte che io ho sempre il relatore Paolo Gaudenzi che ci relaziona sempre, io ti faccio un grande in bocca al lupo, sperando di crescere ancora di più, venire la prossima volta con abbiamo ottenuto, quindi già un qualcosa che ti va a coronare quello che stai facendo. Se posso, vi invito tutti domenica a Iesi a vedere la partita, giochiamo alle 13 sul campo dello Iesi, quindi sarà una grande festa anche per il rugby femminile, perché parliamo pure di questo, pure per il rugby femminile marchigiano, quindi aspetto appassionato e non, e spero che si appassionino, ok, anche non appassionati. Grazie mille. Grazie a te Fabrizio, ringraziamo pubblicamente il collega amico Paolo Gaudenzi. A risentirci.